Ricetta torta salata pasqualina. Reading and PCS. Benvenuti alla nuova puntata del corso di cucina. Oggi la ricetta torta salata pasqualina. Ingredienti: 3 cucchiai di olio di oliva, 2 tazze di acqua, un pezzo di formaggio svizzero, un mazzo di spinaci freschi, un mazzo di cipolle, una ciotola di ricotta drenata, mezza tazza di parmigiano grattugiato, 9 uova medie fresche, un cucchiaino di noce moscata, un cucchiaio di maggiorana tritata, 2 cucchiai di prezzemolo tritato, sale e pepe. Ricetta. Sciogli il sale in acqua, aggiungi olio e mescola in una grande ciotola. Miscela la farina e l'acqua. Impasta con le mani. Spalma la farina su una superficie, metti sopra l'impasto, fai una sfera con l'impasto, avvolgi con della pellicola, lasciala riposare per un'ora. Nel frattempo bollisci in acqua 3 minuti spinaci e bietola. Scola e fai raffreddare. Strizza l'acqua dalle verdure, taglia grossolanamente le verdure e taglia la cipolla. Metti 2 cucchiai di olio in una pentola calda. Aggiungi nella padella le verdure. Aggiungi sale e pepe. Cuoci le verdure finché saranno tenere. Aggiungi la maggiorana tritata. Sbatti 3 uova fresche. Aggiungi la ricotta e il parmigiano. Aggiungi prezzemolo e noce moscata. Aggiungi sale e pepe. Mescola tutti gli ingredienti. Dividi l'impasto in 4 parti. Stendi le 4 parti in fogli sottili. Spennella con l'olio di oliva. Metti un foglio nella padella. Aggiungi il secondo foglio sopra di esso. Aggiungi sopra le verdure. Fai 6 impronte col cucchiaio. Riempile con 6 tuorli. Sbatti il bianco d'uovo. Versa sopra il bianco d'uovo e il parmigiano. Aggiungi sopra i restanti 2 fogli a chiudere. Taglia l'impasto in eccesso, unisci con le dita, premi il bordo con la forchetta. Spennella con l'olio di oliva, cuoci nel forno riscaldato a 180 gradi per 45 minuti. E infine, mangia la torta pasqualina. Metti like al video. O iscriviti al canale se apprezzi. Grazie.